È una di quelle storie surreali a cui spesso non si riesce nemmeno a credere. Rischiare di perdere la casa per un debito di poche migliaia di euro e di ritrovarsi poi perseguitati per tutta la vita dal recupero crediti. Eppure è la vera storia di Antonio Marocco, 75 anni, ex imprenditore, che nel 1994 chiede un mutuo da 200 milioni di lire per sistemare la sua casa di Parona. Gli anni passano e il mutuo è quasi completamente pagato, ma il signor Marocco deve far fronte a diverse disavventure finanziarie che gli impediscono di saldare i suoi debiti. Non sono più stato in grado di coprire il mio mutuo. È rimasto uno scoperto di 9.900 euro di capitale e 38.000 euro di interessi. E da lì è partita la distanza di pignoramento, è stata messa la casa all'asta, c'è una perizia del tribunale di 320.000 euro. Dopo 8 aste siamo arrivati all'ottava, che sarà il 18 di gennaio, a 26.500 euro. Che non è nemmeno un decimo del valore. Meno di un decimo del valore, è questo che non troviamo sia giusto. Ci sono diverse cause, diverse sentenze dove dichiarano che questo non è regolare. Adesso vedremo l'istanza che abbiamo presentato di nuovo al giudice. Il prossimo 18 gennaio la casa del signor Marocco andrà nuovamente all'asta per poco più di 26.000 euro. Antonio, assistito dall'associazione Favor Debitoris, ha presentato un'istanza di sospensione dell'asta e di annullamento della procedura esecutiva. In questi mesi, insomma, dopo tutte queste aste, come si è sentito? Beh, non certo bene, anche perché l'immobile è un immobile di 420 metri quadri più 40.000 metri, 2.000 metri di terreno, che questi 26.500 euro non coprirebbero neanche il valore del terreno. L'altro problema, che è il problema più grave, è che nella casa ci abita mia figlia con due bimbi e suo marito, più mia moglie. Io ho 75 anni e mia moglie 71, per cui sarebbe una vera tragedia se non riuscissimo a trovare una soluzione. L'altra cosa è che con 26.500 euro non coprirebbero il debito del capitale e interessi, e la banca non gli interessa, perché poi farebbe un'altra azione nei miei confronti per chiedere la copertura. Adesso vediamo, stiamo vedendo con i legali cosa possiamo ottenere, e grazie anche al vostro intervento che la cosa possa tornare ad essere di legge vera. Non per me è una legge fasulla questa di arrivare a una prima casa che non viene coperta con le aste nemmeno il 30% del valore dell'immobile, come si dice in tutto il mondo, non saprei cosa aggiungere.